AI Week 2023, la settimana dell'intelligenza artificiale. Partecipa alla quarta edizione dal 17 al 21 aprile. L'intelligenza artificiale è pronta per il tuo business. E tu? E rieccoci per un nuovo episodio di Intelligenza Artificiale Spiegata Semplice. Sono Nicola Scapasso di Leica B Creative Company. Siamo partner dell'evento AI Week, appunto, che si svolgerà dal 17 al 21 aprile a Rimini presso il Pala Congressi. In questo episodio siamo in compagnia di una realtà che ha voluto sostenere ovviamente la settimana sull'intelligenza artificiale. Siamo appunto con Federico Cussig, spero di averlo detto in maniera corretta, Senior Partner di R3 Technologies. Ciao Federico, come stai? Ciao Nicolas, assolutamente l'hai detto benissimo. Beh, speriamo, nel senso è interessante, davvero impazzisco per questi cognomi meravigliosi di tutto il nostro bel paese, davvero. E innanzitutto il mio benvenuto in questo episodio, e sicuramente la cosa più importante è una piccola introduzione ovviamente alla vostra realtà, alla vostra azienda, che veramente fa parte di un ecosistema incredibile di innovatori che proseguono, ecco, in questa transizione verso il digitale, verso l'intelligenza artificiale. A te. Allora, intanto grazie dell'opportunità di fare due parole assieme sulla mia organizzazione e su quello che stiamo facendo. Noi abbiamo iniziato a lavorare in questo settore praticamente 22 anni fa, e allora non lo sapevamo, ma stavamo già lavorando nell'ambito dei progetti di digitalizzazione avanzata. Allora si chiamavano riorganizzazione informatica, avevano nomi meno suadenti. Oggi si chiamano così, progetti di digitalizzazione avanzata. All'interno di questo grande, diciamo, ambito di intervento della nostra organizzazione, e noi ci occupiamo di knowledge management. E questa particolare connotazione è nata da un percorso fatto appunto di 22 anni di esperienza. Prima ci occupavamo di software molto specialistici, poi ci siamo evoluti, diciamo, cercando di trovare delle modalità per mettere in collaborazione, in contatto software che non nascevano nativamente per fare quello, e avanti con tutta una serie di competenze che sono maturate fino ad arrivare al 2016, dove siamo diventati business partner IBM. E da lì si è aperto un mondo, perché abbiamo seguito un percorso di certificazione proprio con IBM sui loro prodotti nell'ambito dell'intelligenza artificiale, e si è aperto veramente un mondo. All'inizio ci siamo concentrati più sull'analisi predittiva, quindi abbiamo fatto alcuni interventi nell'ambito industriale, e poi è stato un po' così, come dire, la volontà di seguire il mercato che ci ha portato piano piano al natural language understanding e alle tecnologie cognitive. Interessantissimo. Tra l'altro c'è da dire che la questione dei dati, quanto in realtà in questo periodo sicuramente questo argomento viene sempre più trattato, a volte in maniera, diciamo in malo modo, altre volte sicuramente in maniera un po' più corretta. Come la vedi la questione appunto dei dati unito al discorso dell'intelligenza artificiale, perché poi sono così connessi, ecco, e in generale la transizione del modello all'industria 4.0, dove praticamente nello scambio dei dati si aumentano in un certo senso ancora le conoscenze in questo ambito, e quindi anche per esempio sull'intelligenza artificiale, piuttosto che per la stampa 3D, piuttosto che per tanti altri sicuramente innovazioni, quanto sono importanti i dati? Ovviamente in questo momento siamo più focalizzati sul contesto dell'intelligenza artificiale. Certo, allora guarda, fino a qualche anno fa, io, se tu mi avessi fatto questa domanda, ti avrei detto: beh, siamo tutti focalizzati sulla trasformazione di dati in informazioni. Oggi però non basta. Oggi, perlomeno noi riteniamo che non sia sufficiente un approccio dove si cerca di trasformare il dato in informazione, perché secondo la nostra visione bisogna prendere poi le informazioni e trasformarle in conoscenza. Cosa significa trasformarle in conoscenza? Significa creare dei veri e propri asset digitali che siano in grado di raccogliere le competenze distintive delle organizzazioni, per fare in modo che il valore della conoscenza
sia di proprietà delle organizzazioni e non delle singole persone che ci lavorano dentro. In molte organizzazioni, che fanno anche processi molto complessi, oggi siamo davanti a uno spartiacque importantissimo, ne parlavo, guarda, lo scorso anno in un TEDx a cui ho partecipato, dove segnalavo che c'è una criticità in corso, perché il mondo sta diventando da analogico a digitale. Il mondo analogico non produceva tanti dati, ok? Il mondo analogico in qualche modo sta terminando, perché? Perché i nuovi nati delle nuove generazioni li chiamiamo già noi nativi digitali, no? I nativi digitali però purtroppo non hanno l'esperienza o non hanno il tempo di fare tutta l'esperienza dei processi analogici che comunque continuano a governare il nostro mondo. E quei prodotti, diciamo, che oggi utilizziamo come i telefoni, i computer, insomma tutte le connessioni con cui siamo a contatto, in realtà mantengono la memoria ancora di processi che sono in buona parte analogici, ok? Ecco che l'intelligenza artificiale entra in questo percorso perché è l'unica cosa che può prendere dei dati e trasformarli in asset digitale. Cioè, dopo che tu hai studiato, ad esempio, una delle nostre applicazioni gestisce tutto il trasporto in ambulanza di pazienti in Friuli Venezia Giulia e nella provincia di Pesaro. Noi utilizziamo l'intelligenza artificiale per fare diciamo tutta una serie di calcoli relativi alla corretta pianificazione dei trasporti, appunto. Ecco, abbiamo studiato 200.000 trasporti in ambulanza che sono avvenuti nel giro di 4-5 anni nella città di Udine, e da quello studio siamo riusciti a capire attraverso il machine learning che c'erano delle correlazioni tra patologie dei pazienti, luoghi dove andavano, diciamo, dove si trovavano, dove avevano bisogno di essere accompagnati. Ecco che tutte queste cose messe assieme, ok, sono state trasformate in un asset digitale che ha raccolto in uno strumento informatico quello che normalmente sarebbe la conoscenza di decine di anni di trasporti effettuati, che diventano disponibili anche per un neoassunto, un nativo digitale che non ha avuto la possibilità di fare decine di anni di ambulanza prima di essere davanti alla console di pianificazione. Abbiamo anche altri esempi nell'ambito ad esempio di un laminatoio a caldo, dove abbiamo studiato la correlazione tra le caratteristiche chimiche e meccaniche della materia prima e le caratteristiche meccaniche che poi vengono, diciamo, trasformando il prodotto, vengono modificate. Ecco, noi siamo riusciti a trovare le correlazioni e siamo riusciti a capire quelle che potevano essere le caratteristiche meccaniche del prodotto finito prima ancora di lavorarlo. Per fare questa cosa servono decine di anni di esperienza di un operatore che sono state raccolte in un asset digitale che permettono oggi a questo laminatoio di poter mettere a disposizione delle giovani generazioni tutta questa esperienza che altrimenti sarebbe intramandabile. È interessante questo aspetto. Poi, tra l'altro, ovviamente la prima domanda che mi sovviene nel momento in cui ascolto ovviamente la tua narrazione è: ma circa 20 anni fa, 30 anni fa, si riusciva ad intuire davvero il potenziale non solo dell'intelligenza artificiale in generale, ma anche, diciamo, dei vari processi di digitalizzazione? Ecco, qual era il pensiero di un po' di anni fa e guardando adesso magari al passato? Quindi, se Federico magari potesse in un certo senso dialogare con il Federico di 20-30 anni fa, secondo te c'era quella sorpresa o eventualmente? Guarda, al mio Federico di 20 anni fa direi: guarda che ne vedrai di tutti i colori. Io non avrei mai potuto immaginare ovviamente il percorso che abbiamo fatto tutti assieme come società, da un punto di vista informatico, da un punto di vista dell'intelligenza artificiale, e ovviamente non potevo saperlo, però alcune sensibilità erano già presenti. Probabilmente per questo, quando si è aperto l'ambito, diciamo, il tema dell'intelligenza artificiale
ho scelto di entrare in questo tipo di percorso. Allora, facciamo due passi indietro. Allora, punto uno, le principali intuizioni sul tema dell'intelligenza artificiale sono dello scorso secolo, ok? Finita la Seconda Guerra Mondiale, si è iniziato a parlare del concetto che i computer avrebbero potuto anche sviluppare delle capacità di elaborazione e si sono, diciamo, ben al di là del semplicemente if then else, ok? Il test di Turing lo ha indicato Turing, che non era certo, cioè era un matematico assolutamente dello scorso secolo. Ora, sì, stiamo parlando praticamente dell'inventore del computer, e così poi per togliersi un'altra soddisfazione ha anche vinto da solo la Seconda Guerra Mondiale. Diciamo, esatto. Così. Tu pensa che nell'Università di Udine c'è il laboratorio di intelligenza artificiale che è stato fondato negli anni '80. Allora, tutte queste cose erano già presenti come intuizioni, ok? Poi cos'è che mancava? Mancavano due elementi: la disponibilità di dati e l'altra cosa la capacità di elaborazione. Allora, mettendo assieme questi due elementi, ecco che nel corso degli ultimi 10 anni, dove grazie al cloud, grazie alle tecnologie che hanno fatto dei salti incredibili, si sono creati i presupposti perché questo tipo di tecnologia potesse fare i salti che oggi vediamo ai nostri giorni. Quindi avevo già in qualche modo, come dire, una sensibilità verso il tema dell'importanza del dato. Se tu pensi oggi, costa molto di più cancellare i dati che non mantenerli. Il costo dello storage è bassissimo, ok? Oggi è normalissimo avere terabyte dappertutto, ma cioè, non è più una questione del costo dell'informazione. E quando parlo del costo della cancellazione, che costa molto di più cancellare i dati che non in qualche modo mantenerli, ok? È perché se uno fa una cancellazione ovviamente con buon senso, cioè non semplicemente gettando via gli archivi, ma facendo delle cancellazioni selettive, ci deve mettere del tempo, ci deve mettere dell'impegno. Oggi conviene mantenere i dati. Uno può dire anche semplicemente perché un domani potrebbero tornare utili, ma è proprio così, un domani tornano sempre utili. E quello che stiamo assistendo oggi è come se l'acqua del passato continuasse a far girare il mulino di oggi. Cioè i dati del passato che noi abbiamo mantenuto semplicemente perché eravamo pigri e non li abbiamo cancellati. Pensa a quanti dati ci sono nei nostri personal computer, solo questo, lasciamo stare negli archivi aziendali. Parlo di un semplice personal computer, ci possono essere decine e decine di anni di documenti, di esperienze, di fotografie, di tutto. A far venire mal di testa, no? Diciamo, con tutti questi dati. Assolutamente. Oggi stiamo scoprendo continui nuovi modi per analizzare questi dati, per trasformarli in valore, ed ecco che quell'acqua prodotta nel passato, quindi i dati antichi, oggi continuano a far girare le pale di questo mulino. E questo è uno degli aspetti più incredibili, perché nessuno poteva immaginare che saremmo riusciti a ripescare dati del passato e renderli un qualche cosa di realmente con valore al di là degli scopi relativi all'archivio e alla memoria storica. Quindi è un percorso iniziato molto tempo fa, ovviamente non avevo gli strumenti a disposizione che ho oggi, quindi non posso dire che ero assolutamente un illuminato, avevo una certa sensibilità chiaramente. Appena ho visto che questi strumenti iniziavano a dare i primi segni di poter essere trasformati in qualche cosa che usciva dai laboratori di ricerca, entrava nelle aziende, nella realtà di tutti noi, ecco che mi sono tuffato e niente, questo è un po' il percorso che adesso sta caratterizzando la mia azienda, perché una delle cose che caratterizza la mia organizzazione è che tutto quello che noi facciamo è tutto collegato all'intelligenza artificiale. Non c'è un'applicazione che abbiamo sviluppato, dai chatbot cognitivi all'analisi predittiva
al knowledge management, okay? al software di pianificazione dei trasporti in ambulanza. Ecco, tutte queste cose che sono molto strane, molto diverse tra di loro, cosa hanno in comune? Tutte quante sono basate su algoritmi di intelligenza artificiale. Interessantissimo, Federico, davvero. Abbiamo parlato del presente, ovviamente anche del passato. Adesso ovviamente la domanda è un po' sul futuro, nel senso quali sono sicuramente le sfide del prossimo futuro, attenzione, perché veramente siamo in certe occasioni sembra di stare a navigare a vista. Ecco. Beh, allora ovviamente... cosa ci aspetta nel nostro futuro? Io posso, l'unica cosa che posso dire con certezza è che saranno cose veramente incredibili. E, ho alcune sensazioni che posso condividere con te con molto piacere, senza nessun problema. Ho la sensazione che il tema dell'intelligenza artificiale entrerà a gamba tesa in tutte le cose che noi faremo nel prossimo futuro. E ci saranno delle professioni che saranno sconvolte da questa nuova tecnologia, ci saranno delle nuove professioni che nasceranno. Secondo me il vero problema sta nell'etica e anche nella capacità di sviluppare soluzioni che da un punto di vista morale siano compatibili, ok? E lo scopo ovviamente di nessun software in prima battuta è quella di cancellare posti di lavoro, ma non lo era nemmeno la prima rivoluzione industriale, non si puntava alla cancellazione del lavoro dei contadini, ok? Però è stato un fatto, di fatto molti dalle campagne sono migrati nelle città. Poi quando l'automazione sempre più spinta ha prodotto gli effetti che noi abbiamo visto durante tutte le varie release il susseguirsi delle ondate di sviluppo industriale, abbiamo visto che ogni volta sembrava che tutti a casa, perché è arrivato il motore, perché è arrivata la catena di montaggio, e poi in realtà la quantità di persone che invece venivano impiegate erano in realtà sempre di più, però con ruoli diversi. Allora qui entra in campo, permettimi una citazione di Giacinto Fiore, perché se no ci mancherebbe se non citiamo Giacinto, no? Giacinto lo dice in lungo e in largo in continuazione, su questo anch'io lo dico spessissimo, che non è che l'intelligenza artificiale nasce per cancellare posti di lavoro, però è molto probabile che i posti di lavoro che verranno cancellati sono quelli delle persone che non hanno deciso di abbracciare questo sviluppo tecnologico e di trasformarlo in un'opportunità. Noi, ad esempio, stiamo iniziando a creare una serie di assistenti virtuali che sono basati, ad esempio, oggi sul protocollo GPT, sull'engine GPT, che sta dimostrando nella sua capacità di produrre contenuti, sta dimostrando delle incredibili, funzionalità che possono trasformare dei chatbot che una volta erano dei semplici assistenti a domanda rispondo, come dei veri e propri assistenti alle attività quotidiane d'ufficio. Noi abbiamo uno dei nostri assistenti digitali che è stato, tramite il prompt engineering, è stato programmato o ottimizzato per il problem solving. Io ti devo dire la verità che ha lasciato stupito diverse volte l'intero team di sviluppo. Tu pensa che una volta gli abbiamo chiesto come si fa a rendere più divertente una partita a calcio con dei bambini, ok? E ci siamo trovati con una ventina di proposte. La prima proposta è stata quella di far giocare a calcio i bambini in maschera, creando un gioco di ruolo basato sul calcio e sugli abiti. Un'altra idea che è emersa è stata quella di giocare con tre palloni, uno con tre punti, uno con due, uno con uno. Un'altra idea è stata quella di giocare, ma con l'obbligo, per passare da una parte all'altra del campo, di transitare in alcune zone. Ci ha detto di giocare quattro squadre contemporaneamente che si alternavano nei ruoli delle due squadre in campo. Cioè sono emerse una quantità di idee
che obiettivamente io che ho avuto molto a che fare anche con le attività nell'ambito sociale, insomma, ho avuto a che fare molto con i giovani, ecco, idee di questo tipo non sono mai venute in mente a nessuno di quelli che io abbia conosciuto e frequentato. Ecco, questa capacità quindi di generare idee, di generare contenuti, no? È un qualche cosa che cambierà sensibilmente il lavoro quotidiano di molte persone. Sicuramente questo è un aspetto molto, molto importante, sarà uno dei temi sicuramente dei nostri tempi. La faremo sicuramente durante la settimana dell'intelligenza artificiale, per cui ovviamente l'invito è quello di poter di partecipare, quello di poter acquisire ovviamente anche i biglietti sul sito aiweek.it. Noi vi aspettiamo al Palo Congressi di Rimini anche con l'ospite di quest'oggi. Io ovviamente ti ringrazio per essere stato in nostra compagnia. Federico, è stata davvero una piacevolissima chiacchierata. Grazie a te, Nicolas, è stato veramente un piacere.